Nido d'infanzia Brucaliffo. Non lontani dal Parco delle Cascine, inserito nel complesso dell'ex manifattura tabacchi in via delle Cascine 37, adiacente al Teatro Puccini, trovate il Nido d'infanzia Brucaliffo. Un nido a tempo lungo, aperto cioè dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 16:30. Il Brucaliffo condivide l'ampio ingresso con il centro d'infanzia Bianconiglio. Per la sua posizione ai limiti del quartiere 1, accoglie bambini e bambine provenienti sia da questo quartiere che dal quartiere 5. Lo spazio esterno del nido è una grande corte progettata per offrire diverse opportunità educative. Per favorire le esperienze outdoor, abbiamo predisposto grandi contenitori con palette, secchielli, macchinine e camioncini. Insomma, tutto quello che occorre per i giochi con terra, ghiaia ed acqua. Una piccola casetta di legno allestita con vari oggetti per la cucina offre l'opportunità del gioco simbolico, mentre il percorso sensomotorio realizzato con l'aiuto di alcuni genitori e la struttura con due scivoli permette l'affinamento di tutte le abilità motorie. Per offrire diverse opportunità educative in quasi tutte le condizioni climatiche, abbiamo predisposto un angolo con mantellini e stivaletti, perché non esistono brutte stagioni per giocare all'aperto, ma abbigliamenti adeguati per farlo. Il servizio ospita tre sezioni: il gruppo piccoli, che accoglie bambini e bambine da 3 a 12 mesi, il gruppo medi, che accoglie bambini e bambine da 12 a 24 mesi, e il gruppo grandi, che accoglie bambini e bambine da 24 a 36 mesi. Lo spazio che ospita il gruppo dei piccoli, caratterizzato dal colore giallo, è organizzato in angoli che garantiscono intimità e la possibilità di sperimentare l'esplorazione e le prime esperienze motorie. Un pannello di legno con applicati materiali sensoriali facilmente accessibili anche per i bambini e le bambine che ancora non camminano, caratterizza un angolo dove viene stimolato il gioco di scoperta. Il gruppo dei bambini e bambine medi è caratterizzato dal colore blu. Lo spazio che accoglie loro è suddiviso in due stanze polivalente con specifici angoli di interesse. Ci sono spazi dedicati ai bisogni di espressività, angoli pensati per la lettura, le sonorità e un angolo dedicato al gioco simbolico con la cucina e i travestimenti. Anche i bambini e le bambine grandi sono accolti in una zona strutturata in angoli destinati alle diverse attività ed è connotata dal colore verde. Le attività di simbolizzazione e finzione fortemente in crescita in questa fascia di età prevedono che una gran parte dello spazio sia dedicato al gioco simbolico, alle attività grafico-pittoriche, attività di lettura e drammatizzazione. Ogni sezione ha a disposizione una stanza dedicata al sonno pomeridiano, dove sono presenti lettine e pedane raggiungibili da chi è già autonomo e che permettono agli adulti di stare fisicamente vicino ai bambini e alle bambine che lo richiedono. I tavoli di ogni gruppo sezione, al termine delle attività, vengono utilizzati per il pranzo, preparato dal cuoco nella cucina che si trova all'interno del servizio. Il menù del nido è formulato seguendo le indicazioni della Federazione Italiana Medici Pediatri con la collaborazione dell'Unità Organizzativa Professionale Dietetica dell'Azienda Sanitaria Toscana Centro. Gli ampi spazi del Brucaliffo ci hanno permesso di creare due ulteriori stanze con funzioni specifiche ed utilizzate alternativamente da tutti e tre i gruppi di bambini e bambine. La stanza del movimento con tappeti e cuscini dove mettiamo a disposizione materiali come cerchi di legno, tunnel, palle di varie dimensioni e disponiamo moduli creando percorsi per favorire le abilità sensomotorie. La stanza della scoperta è uno spazio realizzato di recente. Il nome è stato scelto in riferimento al significato del gioco euristico, da eureka, scoperta, meraviglia. Lo spazio e i materiali selezionati, non convenzionali e di recupero, favoriscono lo sviluppo motorio, emozionale e cognitivo, promuovendo significative esperienze di crescita. Nella stessa stanza è stato allestito anche un angolo per le attività espressive grafico-pittoriche. È il processo creativo, protagonista della stanza della scoperta. I bambini e le bambine interagiscono con i materiali, dando forma a creazioni personali uniche e irripetibili.
Ogni anno il gruppo di lavoro elabora il percorso d'esperienze partendo dall'accurata osservazione dei bambini e bambine che frequentano il nido. Quest'anno abbiamo individuato un percorso che favorisca l'outdoor education, intesa come strategia educativa basata sulla pedagogia attiva. A supporto del progetto è stato adottato un testo, Saremo Alberi, che pone l'accento sugli elementi naturali e sulle diversità. Le esperienze elaborate in ogni sezione sono diversificate in base ai bisogni e alle competenze individuali. Il Brucaliffo si caratterizza per un'utenza multietnica e multiculturale. Per questo motivo, ogni anno elaboriamo percorsi di conoscenza reciproca delle varie culture e tipologie di appartenenza, strategie di inclusione e realizzazione di progetti specifici per il sostegno alla genitorialità. Uno degli strumenti usati è la lettura, poiché è pensiero condiviso da tutto il gruppo di lavoro che i libri siano strumenti indispensabili per l'incremento del linguaggio e strumenti educativi di sostegno alla relazione. Per questo motivo abbiamo deciso di aderire all'iniziativa della Regione Toscana Leggere Forte, entrando a far parte del gruppo di sperimentazione e ricerca dell'Università di Perugia. Inoltre, per ampliare la nostra libreria con testi sia in italiano che nelle altre lingue madri delle famiglie accolte nel nostro nido, utilizziamo il prestito dello scaffale circolante del Polo Regionale di Documentazione Interculturale, pensato dalla Regione Toscana per promuovere la lettura. Per facilitare la vostra scelta, vi invitiamo ad esplorare il portale Educazione in Rete Civica, dove potrete trovare molte informazioni utili per conoscere meglio i nostri servizi educativi in vista della futura iscrizione della vostra bambina.